Pittore fiorentino nato nel 1397, si distinse tra gli artisti del primo Rinascimento. Vasari spiega che il nome uccello deriva dal suo amore per gli animali, in particolare gli uccelli, e lo descrive come un personaggio considerato un po' eccentrico. Una grave mancanza di informazioni storico-documentarie ostacola ancora oggi la ricostruzione del percorso formativo del pittore, conclusosi con l'iscrizione alla Compagnia di San Luca nel 1414 e con la successiva immatricolazione nell'arte dei Medici Speciali di Firenze nel 1415. Prima di queste date, il nome di Paolo Uccello appare nella lista degli aiuti di Lorenzo Ghiberti nei lavori per la porta nord del Battistero di Firenze, anche se non è noto il suo lavoro di scultore. Si capisce dagli aumenti salariali registrati a suo favore che dovette trattarsi di un impegno duraturo. Dal 1425 al 1427 si trovava a Venezia, dove lavorò come mosaicista per la Basilica di San Marco, ma purtroppo anche qui non abbiamo nessuna opera sopravvissuta, attribuibile con certezza. Nel corso della sua vita lavorò anche a Padova e Urbino. Il primo dipinto datato giunto fino a noi è un immenso affresco posto nella Cattedrale di Firenze, raffigurante una statua equestre di Giovanni Acuto. In quest'opera si coglie bene la particolare attenzione di Paolo Uccello nei confronti della prospettiva, elemento centrale nel suo stile. Altre opere conosciute sono due affreschi mal conservati che rappresentano scene dell'Antico Testamento collocati nel chiostro verde di Santa Maria Novella a Firenze. San Giorgio e il Drago, uno dei primi dipinti italiani su tela conosciuti, e i tre celebri pannelli raffiguranti la battaglia di San Romano, oggi separati tra Londra, Parigi e Firenze. Il nome di Paolo Uccello fu così legato alla prospettiva che spesso gliene venne attribuita l'invenzione. Ma al di là di tutte queste ipotesi, possiamo sicuramente dire che l'artista fu tra i primi ad applicarle in maniera così narrativa, dolce e fiabesca. In Caccia notturna non crea solamente una scena da favola romantica, ma anche un senso di velocità attraverso il modo in cui i cavalli e i cani sfrecciano rapidamente nello spazio. Giorgio Vasari ci conferma la passione di Paolo Uccello per la prospettiva, presentandocelo come un amabile fanatico che lavorava fino a notte fonda e che quando la moglie lo chiamava a letto rispondeva: "Che dolce amante questa prospettiva". A dispetto delle grandi commissioni a Firenze, il pittore non ebbe mai un successo mondano. Sempre Vasari ci racconta che conduceva una vita da eremita. In un documento dell'epoca lo stesso Paolo si descrive come un vecchio privo di mezzi di sussistenza e incapace di lavorare. Questo artista fu per molto tempo considerato una curiosità piuttosto che un pittore serio, ma oggi è uno dei più apprezzati del suo tempo, ammirato per il potere e la forza delle forme, la bellezza dei colori e l'immaginazione. Le sue opere presentano un mix di due correnti stilistiche opposte, la tradizione decorativa del gotico internazionale e l'innovazione scientifica introdotta dalla prospettiva nel primo Rinascimento. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!